Bentornati sul canale del Blazing Team. Siamo qui con Barzo, che ha fatto top 16. In realtà ci sarebbe anche Pierre in top 16 con la stessa lista, ma ha la voglia di morire. L'abbiamo perso. Spiritualmente passata. Ok, l'abbiamo inquadrata al volo. Che mazzo hai giocato? Thunder. Come mai? Perché sì. Bello da giocare? Pierre voleva giocare quello e mi sono guidato. Che mazzi hai affrontato durante il torneo? Allora, ho beccato Salad, poi Crusadia, allora 2-3 Salad, più altri 2 in top, 2-3 Crusadia, Sky Striker. Sì, ma hai perso da Sala in 16. Sì. Ok, partiamo con la lista, dai. Allora, Thunder, sì. Quelli indispensabili, il minimo indispensabile numero di tutti i Thunder. Sì. Beh, quello niente da dire. Danger, questi i più sbagliati. E Bigfoot. E Bigfoot, così. Bigfoot e Bigfoot. Va giocato. Sì, sì, arriva all'8 per la cosa. Perché Crusadia? Perché mi hanno detto di giocarli. E li hai giocati? Li ho giocati e sono la cosa più forte del mazzo. Perché due Draco? Veramente non credevo, ma sono molto molto più forti di quello che pensavo. Questo spacca, quello ricicla all'infinito. Sì, ecco. Sì, ma perché due Draco? E questi... Perché sei? Boh, non lo so, sì, sono forti, sì. Sono forti, sembravano tanti, sì. Sono sempre buoni. Sono quasi tutti foil, quindi va bene. Sì, quelli foil li ha presi Pierre. Ok, va bene. Questi sono sbroccati. Questa, cioè, carazza di figurina. Li avevo, non valevano nulla, li ho regalati e sono saliti a 14. Questi proprio non hanno senso. Sì. Le viverne? La viverna. A volte torna utile. Sì. Raramente, ma... Fantasmei? Buoni, addabili. Contro Salad. Addabili, l'ho fatto una volta ma non è servito un cazzo. Non sì, so se va a darli. Con sotto lancia si può, ma... Sono belli da addare. No, Sono draghi, sì. Vabbè, batterie. Startino. Queste mandano i Thunder, sono pochissimi Thunder, quindi magari qualche modo di vederli è anche buono. Sì. Poi dovrebbero generare dei token, ma non ho mai una mano che riesce a farlo. Sì, infatti. Vabbè. Best carta del mazzo. Non credevo che pescarla fosse un po' un brick. Poi mi sono reso conto che contro Salad se lo peschi fai tipo con Elfi, cose assurde. Tipo la Reborn in Damage. Sì, sta cosa. Quello non lo credo mi sia mai successo. Perché però... una volta che lo risolvi hai vinto, non serve Rebornarlo. Sì. Penso che ogni volta che l'ho risolto ho vinto, quindi il secondo effetto di Rebornarlo non l'ho mai fatto. Diabolos? End Luppa è forte, livello 8. Sì, sbroccatissimo e poi Gera dell'Avidità. E se si becca Mina chi se ne frega. Sì, basta startare, scombarlo duro e negarla di 38. Direi che ci sta. Cambieresti qualcosa nel main? Non credo, è abbastanza. Forse scenderei magari con qualche carta, visto che sono 44. Ah, sono 44. Però nel dubbio mi sì, sì, sì. Passiamo all'extra. Extra, carta stra sottovalutata, fortissima. Sì. Ma vaffanculo. Magius. Ma. Lui. Proxy Dragon un po' disabile. Sì, Proxy Dragon. No, è una guida tour luce. Ah, ok, sì, sì. E un po' di Crusadia. Beh, sì, i Guard Dragon, sì. Dragon. Sì, i tre importanti, dai. Quello che serve per scombare in mezzo. Sì, sì, non ha altre utilità. Questo. Vabbè, poco forte. Dai, Poseidon ogni tanto quando serve Lancea in alcuni matchup pescare sì, 8 sì. Per cercarlo. Perfetto. Questa roba non l'ho mai fatta in tutto il torneo, credo. Sì. È vero. Pier la calata. Penso di non aver mai fatto in tutto il tolgono torneo. Cose. Sì, lui credo sia l'unica carta che non ho mai usato. Peschi anche una, dai, va bene. Questa sì che rischia, sì. Questa non lo fai. È un po' di cose. Sì, vabbè, fai due livelli 8, ok, questo lo porti da Carpegna questo e due è l'unico modo che ho di bloccare Mina, per favore, lasciatemelo. Sì. Ti attaccano Ieratico e devi su quello. Alla fine... basta. Sì, extra abbastanza. Cioè l'extra, questa roba non l'ho mai usata ma non la toglierei lo stesso perché non si sa mai. Sì, poi è secret. Passiamo alla side. La side, lui contro Saruman Great. Basta risolverlo e si vince. Sì, sì, a sì, meno che non ti prendi come in Swiss io Ash Veiler Veiler. In caso, è forte lui. Tre twin per i mazzi di merda. Volevo dire per i cancri, i cancri. Usano le carte chiamate Mina Mistica. Un po' di Psyframe. Mm. Sì. Vabbè sì, lo usi e lo rimischi di Dread dopo. Dai. Questa è buona. Non ti è capitato di usarla? No, mai. Okay. Però vabbè. Però se tipo si becca Mystic Mind... fa paura.
gli togli lo strike in generale, gli togli tutte le magie. Ci sta, ci sta. Anzi. Red Reboot. Mai due? Sì, mai attivati. Forse ne catterei uno per un'altra epidemia. Però sostanzialmente siamo arrivati alla venue alle 10 meno 10. Mancavano 4 carte di side, abbiamo messo un rateo un po' casuale. A caso, sì, sì. Non c'è un vero motivo, però epidemia è molto più forte. Vabbè. Sta figurina non... In tutti i tornei, in tutti i mazzi si gioca lancia di side ormai. Di spiegazioni. Ringraziamenti. Ringrazio Pier e tutti quelli che hanno contribuito alla lista, quindi chi erano? Kugan, Vlad, sì, vabbè, okay. Non capiscono di persone che non sanno l'italiano. Sì, infatti no, vedo anche nomi molto italiani, va bene. Poi, a posto. Ringrazio Pier, Ferri e tutti gli altri che. Tutti gli altri che hanno fatto il viaggio con noi e niente dai, oh, ne hai salutati abbastanza, complimenti, ci vediamo al prossimo video, ciao.